Buonasera, buonasera, buonasera. Siamo pronti per iniziare la nuova lezione. Facciamo sempre a quest'ora la CQC per quanto riguarda le patenti superiori. Purtroppo dovete sopportarmi se la voce è quella che è, se ogni tanto starnutisco e tossisco, ma sono ancora a casa purtroppo. Va bene. Aspettiamo che arrivino. Vediamo un po' se c'è già qualcuno. No, non c'è ancora nessuno. Vi invito, l'ho mandato, mi sembra. Ah, ok. Max sta arrivando. Ciao Max, giro intanto la fotocamera che così vedete un pochettino le lezioni. Max? Allora, CQC comune. Sì. Primo soccorso l'abbiamo visto. Max, mi senti? Max? Va bene. Allora, intanto rispondo a qualche domanda. Ma posso guidare senza foglio rosa, ma ho passato l'esame solo che non ho ancora ritirato? No, assolutamente. Per poter guidare devi avere il foglio rosa dietro, non è sufficiente che hai superato l'esame di teoria. Tanto se vai in autoscuola penso che te lo diano subito. Quindi porta pazienza, sarà questione di un giorno, no? Non farti fregare senza farti trovare la guida con foglio rosa. Tanto se hai superato l'esame di teoria, un giorno te lo danno, almeno noi lo stampiamo direttamente il giorno stesso dell'esame, quindi basta aspettare un attimino. Ok? Va bene, aspettiamo un attimino che tanto giriamo, va? Che così, mentre aspettiamo. Ok, così ci vediamo in faccia, cioè mi vedete in faccia.
Ho una faccia un po' da pirla che è malato, che sono qui a casa, ancora a casa, fino penso a domenica. Domenica mi finisce la degenza che devo stare qua, poi farò il tampone. Con il foglio rosa della B cosa puoi fare? Puoi fare tantissime cose. Allora, prima di tutto puoi guidare un'autovettura fino a 35 quintali senza limitazione di potenza. Puoi guidare un autocarro, puoi guidare un autocaravan, puoi guidare una motocicletta fino a 125 centimetri cubi. Importante è puoi guidare anche tutti i ciclomotori. Importante è che hai sempre una persona che ti accompagni, che abbia al massimo 65 anni e 10 anni di patente. Puoi portare anche dei passeggeri, volendo, non di notte, però solamente di giorno. Puoi guidare anche la motocicletta e sulla moto puoi portare anche i passeggeri. Sempre 125. Ho avuto oggi l'esame, 4 errori. Aia, mannaggia Vincenzo. Sei già andato a vedere gli errori che hai fatto? Sei riuscito a scoprire gli errori che hai fatto? Perché dovrebbero stamparti la scheda. Direttamente dal portale dell'automobilista puoi stamparti la scheda e vedere gli errori che hai fatto. Con il foglio rosa della patente 1 posso usare un ciclomotore. Con il foglio rosa della patente 1 puoi usare un ciclomotore. Sì, senz'altro. Se il foglio rosa, posso prendere anche il foglio della 2? No. Bisogna avere un foglio rosa unico, non se ne possono avere più fogli rosa. Quando hai preso la patente B, puoi subito fare una richiesta del foglio rosa per la patente 2. Buonasera, buonasera. Devo avere una persona che abbia almeno 10 anni di guida, che mi accompagni anche in motorino 125. Allora, no, sul motorino 125 no, non c'è, sul motorino no, non è necessario sul motorino. Ciao, come stai? Bene? Stai spiegando? Sto meglio, sì, sto spiegando perché non posso stare senza, mi manca stare qui, divento pazzo, quindi mi unisco un pochettino, vediamo di fare qualcosina. Buonasera, grazie mille, figurati. Ciao, a che ora fai la lezione della patente B? Oggi ho fatto alle 14. Alle 14 ho fatto lezione con la patente B. Con patente 1, con esame pratico, fatto senza marce, può guidare una moto con marce? No, assolutamente. Sei con il codice, cos'è? Il codice 78, mi sembra, o sei 38. 38, codice 38. Guida col cambio automatico, non puoi guidare dei veicoli che non, senza cambio automatico, devono avere forza o monomarcia. Grazie anche a te, buona serata. Una domanda, la patente C per i camionisti si può prendere prima della B? No, assolutamente. Per prendere tutte le patenti superiori bisogna avere la patente B. Per essere diventato uno dei migliori spettatori, invece con il foglio rosa della patente B, quali sono le limitazioni principali, tipo in quale strada non posso andare? Allora, puoi andare su tutto il territorio italiano, puoi andare all'estero e non puoi andare nelle strade, il codice della strada dice con traffico intenso. Ma se no può andare su tutte le strade. Ho fatto l'esame patente A1 da privatista. Come faccio a sapere gli errori che ho fatto all'esame? Ti scrivi al portale dell'automobilista, metti la data dell'esame, il giorno e l'ora e il numero della tua pratica e riesci a risalire, ti stampi, te lo fanno vedere. Vai a cercare l'esame di guida, il giorno che hai dato. Il giorno e l'ora, conta anche l'ora, sapete che ora era, e mettendo il numero della tua pratica riesci a risalire e vedere la scheda. Ciao, io non capisco per gli esami del quiz della patente B, sono 40 o 30? Sono 30 adesso il quiz della patente B. 30 domande per la patente B, con 3 errori. Come stai? Ma un pochettino meglio, eh. Non sono in piena forma, ma sono qui. Mi manca ancora il fiato, purtroppo. Sono vecchio e mi manca il fiato. Se mi ritirano la patente all'estero, poi che faccio per riprendere all'estero? E perché devo ritirare la patente all'estero? Devi fare un incidente grave per ritirare la patente all'estero. O guida in stato di ebbrezza. Niente, devi poi fare domanda direttamente alla motorizzazione di Torino. Il motivo però deve essere motivi gravi per ritirare all'estero. Ho già studiato quasi tutti gli argomenti, ma l'iscrizione l'ho fatta oggi. Quanto potrò fare l'esame?
Allora, io mando in esame, quella della mia autoscuola, chi ha fatto almeno 200 schede, nelle ultime 10 schede non più di 2 errori. Allora, queste persone qui, che io infatti vado per meritocrazia, chi ha questa media qui, 2 errori e 200 schede con cui 2 errori nelle ultime 10 va all'esame. Siete patentati per 1 anno o 3 anni? Dipende, per quanto riguarda la potenza del veicolo per 1 anno, per quanto riguarda il tasso alcolemico e la velocità invece per 3 anni. Buona guarigione, grazie, gentilissimo. Per ritirare il foglio rosa in motorizzazione, invece, posso andare solo negli orari di apertura? Eh sì, può andare solo negli orari di apertura al pubblico, certamente. Cosa ne pensi delle limitazioni di potenza per i non patentati? Ma adesso sono state le restrizioni, sono state, diciamo, smussate un pochettino, perché vale solamente per quanto riguarda la guida da solo. Se guidi sempre con una persona che abbia già 65 anni di età, puoi guidare qualsiasi veicolo, anche già il primo anno. Da solo purtroppo devi avere pazienza, perché sennò è come se guidassi un veicolo che non sei autorizzato, quindi c'è il rischio di sospensione della patente e sequestro del veicolo. Ora, Massimo, mi senti? Aspetta, aspetta, ok, adesso ti senti, possiamo anche parlare. Ciao Beppe. Ciao, tutto bene? Come stai? Ma un po' meglio, sempre fiato corto, ma va Ti meglio. vedo la faccia parecchio sbattuta. Madonna. Sembra una stupidaggine, ma manca proprio il fiato. Cioè, adesso non è che devo mettere respiratori, grazie a Dio, o casco, quello che è. No, Comunque però. faccio fatica a respirare, sento giusto per fare le scarpe, io adesso sono giù in pavernetta che trasmetto. C'è una scala a chioccio con 13 gradini, fai quella scala a chioccio e sembra che faccio l'Everest. No, guarda, che me facevano così, quando l'ho fatto anch'io, guarda. Io per fortuna non l'ho fatto, quindi non so comunque se si Voilà, prova, però può potrei dirlo, mi può toccare. dirlo. Però posso solo immaginarlo. Boh, comunque guarda, va già meglio, decisamente. Ieri andava peggio, poi il primo giorno era una cosa bestiale, proprio quando mi è arrivato la crisi forte. Ma non mi è mai capitato di tremare, ma non riuscire a stare fermo, i brividi di freddo, ma tremavo come boh, un ballerino, sembrava veramente, era pazzesco. Io Un prima i freddo da sintomi, Madonna, non so la febbre. li ho avuti col vaccino. Sì, ho fatto Sì. il vaccino, ho fatto i 3 addirittura. Ah, Non so quanto avessi avuto di febbre perché non avevo il termometro, comunque penso che fosse alto, perché non mi è mai capitato di tremare così parecchio. Comunque, va bene. Mi dispiace che devo lasciare Marco da solo, io spero che sei a cavi. Ce ne sono tanti oggi di visite mediche. non ho problemi, ma non tanti rispetto al solito, nel senso ce No. n'è. Solitamente ce n'è di più. Boh, Sono meglio più così, va. Va no. È un po' più tranquillo oggi. bene. E da bevo. Vai tranquillo. Hai messo i tablet? Sì, col tablet è un'altra cosa, oggi. In effetti. Erano rimasti qua, non mi sembra. Siamo arrivati lì, sì. Sì, il primo soccorso l'abbiamo finito ieri. E poi c'è ancora qualcosa di vecchio, non mi sembra. Poi c'è da fare, Beppe, quella parte con quelle sigle strane, tipo... Cos'era? Tipo gli ADAS, quelle cose là? quelli. Ah, sì. Eravamo guardati così, trovati nelle domande un sabato, quando non c'era Massimiliano. Sì, Però non mi ricordo su quel capitolo. paragrafo 9, 4, 5, 6 l'abbiamo fatto. Paragrafo 10, 12 e 13. Questo è paragrafo 9. Nove, sì. 9 dobbiamo fare 4, 5 e 6 ci mancavano. Finiamo questo e poi andiamo a prendere 4, 5, 6. E questo è l'ultimo del capitolo 10. Vabbè, comunque, ok. Va bene, quello degli altri, non so, adesso quella parte là. Penso che sia proprio della non comune, ma specifica, penso. Ah, Quindi lo ok. vediamo poi.
Ok, che vorrà, devo studiarmi anch'io bene perché per me è anche nuova, quindi studiamo assieme, si può dire. No? Allora, guarda qui al capone. Quindi nel settore del trasporto sono frequenti le rapine a danno del conducente e i furti di veicoli di merci. Non sembra, cioè sembra che in Italia succedano tanti furti, però la maggior parte dei furti in Europa sono in Germania, sono in Inghilterra, sono in Francia. L'Italia non è uno degli stati dove succedono più furti. Succedono molto più furti in Germania proprio perché è più vicino ai paesi dell'est. In Inghilterra anche poi la Germania è anche più ricca, quindi c'è più merci da rubare. La maggior parte dei furti cosa sono? Apparecchiature elettroniche, alimenti, sigarette, gomme, diciamo roba che è abbastanza facilmente smerciabile. Quindi mappa dell'Unione Europea, infatti vedete Germania e porca miseria. Iniziamo bene oggi. Germania, paesi dell'est, Inghilterra, che sono quelle più, diciamo, più colpite dai furti. Per quanto riguarda la Francia, soprattutto vicino a Parigi e vicino a Marsiglia, sono le zone, beh, Marsiglia si sa, l'Italia si difende bene, sia dalla parte meridionale come anche Torino è abbastanza è meno colpita, Torino e Piemonte. Milano sì, perché c'è più scambi commerciali, Meridione perché sappiamo Camorra, Famiglia Unita. Ma se la fa la padrona giù. E lì non vedete alto rischio, comunque vedete l'alto rischio in Germania è quasi nero proprio. Madonna, è vero, non pensavo in Germania così tanto. No, anch'io quando avevo letto le statistiche pensavo che l'Italia fosse il primo posto, invece non è il primo posto. E ripeto, verso il terzo, il quarto. Comunque non vuol dire questo che siamo fortunati. Perché... Cosa mi ha stupito invece a me in Inghilterra, che in Inghilterra praticamente sei su un'isola. Comunque riescono a smerciare abbastanza facilmente. Anche lì, guarda lì. Sono un euro. Va bene. Poi, le rapine e i furti possono venire sotto la minaccia delle armi o semplicemente con la forza fisica. Sotto la minaccia delle armi, chiaramente, qui c'è niente da fare, lasci tutto e buonanotte, non è che stai a fare l'eroe. Anche perché in quel caso lì non sei responsabile te del furto che hai subito. L'autista è responsabile dell'eventualità che lasci il camion abbandonato, non sotto rapina, in caso di furto su un piazzale che magari non ha chiuso il veicolo o non dimostra di aver avuto tutte le accortezze, in quel caso lì è responsabile anche l'autista. In caso di rapina no, chiaramente. Poi il conducente non deve reagire con una violenza e aggressione verbale, vabbè, questo non solamente in autobus o in autocarro, ma anche in auto non bisognerebbe mai reagire perché non sai mai con chi è che hai a fare. Poi il miglior modo per evitare rapine e furti è la prevenzione, e vabbè, questo senz'altro. Allora, per il miglior modo per evitare rapine e furti è la prevenzione, per ridurre il rischio di rapine, furti, aggressione è opportuno. 1. Sostare in luoghi non isolati e ben illuminati. 2. Programmare in anticipo le soste evitando luoghi non sicuri. Quindi purtroppo adesso sentivo molti autotrasportatori che nelle aree degli autogrill già alle 4:30 sono già momenti già tutti pieni, quindi non sono tanto capienti come posti. E quindi molti sono soggetti a uscire dall'autostrada e andare nelle zone industriali. Le zone industriali un pochettino sono sempre le periferie delle città e sono abbastanza meno sorvegliati che l'autostrada, chiaramente. Perché l'autostrada, meno male, pattuglie della polizia ci sono sempre. E poi è difficile che vadano a fare un furto su un piazzale di un'autostrada dove ci sono 30 o una quarantina di mezzi di fermi in sosta, sarebbe difficile. In luoghi isolati invece è più facile. Purtroppo, ripeto, non essendoci la possibilità di parcheggiare, non vado a fare una sosta di 9 ore sulla corsia d'emergenza o neanche in un'area piccolina. Quindi la vado a fare, vado a cercare in un posto dove posso stare tranquillo. E purtroppo sento che molti, proprio perché non essendoci più la possibilità, vanno nelle zone industriali, tipo qui a Torino dove c'è il sito. Se fate caso la sera, ce ne sono tanti camion.
Meno male cercano di mettersi tutti vicini, giusto per avere, diciamo, come le carovane nel tempo degli indiani, che si mettono in circolo, no? Certo. Quando si mettono in circolo, comunque cercano di mettersi vicini, o comunque uno col sedere attaccato all'altro per evitare che aprano di dietro. E un pochettino di prevenzione la fanno. Certo che, ripeto, non è una garanzia come negli autogrill. Poi per ridurre il rischio è opportuno dotarsi di antifurti. Ormai tutti i veicoli ce l'hanno antifurto. Sì, è diciamo, una prevenzione buona questa. Vale sempre lo stesso discorso però. Con l'antifurto l'autista è controllato, quindi qualsiasi sosta che fa dalla sede lo vedono, il motivo per cui si è fermato, non si è fermato, cosa. Quindi c'è il buono e il cattivo. Il buono perché se il veicolo è sempre sotto sorveglianza. Il cattivo che anche chi guida è sotto sorveglianza, quindi tutte le soste che fa o è di fuori degli orari sono lì che ti telefonano meno. Poi per ridurre il rischio di furti è bene accettarsi la chiusura dei vani di carico, in questo caso è responsabile proprio chi guida, quindi mettere sempre lucchetti o chiudere la chiave. Anche penso che anche te, Max, quando vai a fare la consegna, ogni stop che fai, pigli il pacco e poi chiudi tutto. Sì, quello sì. Non lasci. Una consegna che è tipo di un privato, magari che ha tipo il giardino dove io mi affianco col furgone e sono a vista e gli posso lasciare il pacco nel giardino davanti alla porta. Se non ho il furgone a vista lo chiudo sempre. Lo chiudi sempre. È un attimo, che salgono sopra e te lo sbagli. Se ce l'ho a vista, che nel senso, veramente, come dico io, faccio la consegna con tutto il furgone che gli entro in casa. Vabbè. Sono le villette, sai, quelle col giardino davanti, sai, lì vai tranquillo. Cioè, poi anche dipende dalle zone. Ovvio che quando faccio magari le popolari di Venaria, lì chiudo tutto. Ma è successo anche a un mio collega, ha consegnato in una scuola, ma a tempo 5 minuti, ha lasciato il marsupio sul sedile, è uscito, non c'era più. Perché l'ha lasciato aperto? Sì, l'ha lasciato aperto, col marsupio, proprio è entrato a portare un pacco, è uscito, niente, non c'era più. L'ha lasciato aperto. Lì proprio non conviene. Proprio per automatismo, deve essere anche solo forse 5 minuti, scendere e chiudere sempre. Poi, in caso di aggressioni, furti, rapine, occorre chiamare le forze dell'ordine e fornire loro tutti i particolari rilevanti. Magari non lo beccano, però le denunce servono sempre per segnalare il caso, quindi a furia, magari non te lo beccano subito, però a furia di segnalazioni o cosa, la banda o chi fa i furti vengono poi presi. Meno male, riescono a risalire poi. Quindi in caso di furti e rapini non è consentito usare le armi per difendere il carico. Quindi assolutamente non girate armati. Ma a parte che non potete nemmeno avere, c'è degli autisti, ma neanche avere una mazza da baseball o cosa del genere, è considerato arma. Quindi vi possono anche denunciare per uso di armi impropria. Inizio. Poi, tra i furti del mondo dell'autotrasporto non sono frequenti quelli per sottrarre il motore dei veicoli. Anche sì, anche questo l'ho sentito. Soprattutto veicoli nuovi che venivano dati così a gente che non veniva conosciuta, questi andavano in Romania piuttosto che in Polonia, smontavano completamente il motore e gli mettevano un motore vecchio, ritornavano con quel motore e poi lo abbandonavano e lo riportavano dietro con quel motore. Quindi motori da Iveco nuovi, proprio smontato completamente nel giro di 2 giorni, montato con un trattato. Non sapevo. Sì, lo fanno spesso e volentieri. Mentre i furti e rapini sono frequenti, non lo sono i sequestri di viaggiatori. Sequestri di viaggiatori, grazie a Dio, non ce ne sono. C'è stato un periodo, quando non c'erano ancora, sto parlando di una ventina di anni fa, che non c'erano tutti questi giochi elettronici con slot machine elettroniche, che ti giochi direttamente a casa, che in Valle d'Aosta, San Messan o Sanremo andavano per la maggiore, perché erano gli unici casinò in Italia. C'era stato un periodo che il casinò di San Messan organizzava dei pullman a gratis per chi voleva andare a giocare, perché tanto poi gli spendevano i soldi. E quindi c'erano della gente che si pigliava i pullman, che ne so, la domenica, al pomeriggio e poi lo riportavano a casa.
Chiaramente tra i passeggeri a volte, più volte è successo, salirono anche dei delinquenti, arrivati sull'autostrada avevano un complice con l'auto per inseguirlo, erano fuori le pistole, rapinavano tutti quelli che c'erano lì, perché sapevano che erano pieni di soldi, perché sembrava giocare, di solito non danno con 50 euro, non danno con... quindi gli svuotavano le tasche e poi scappavano, e lì sull'autostrada, prima che li beccavi, passava un po' di tempo. Poi comunque... Le hanno sgominata anche quella banda lì, ma comunque i furti se ne sono fatti tanti con quel sistema. Adesso non più, perché vedete che ormai ci sono i bingo, ci sono le sale giochi, c'è tutto qua, quindi Casale di Sanremo, infatti Sanremo anche San Messaggio, sono in deficit. Ok, anche questa ce la togliamo in fretta. Allora. Caso di aggressioni, furti, rapina, non intervenire, non far intervenire le forze dell'ordine per non peggiorare la situazione. Falso. Ok. Per evitare i furti nel carico è necessario lasciare il veicolo in sosta con il freno a mano inserito. Falso. I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema di antifurto. Falso. Nel senso che gli tiri dietro, no? Esatto. Che sono pesanti. Gli tiri dietro, boh. Per ridurre il rischio di rapina ai conducenti occorre sostare in aree isolate o poco illuminate per passare inosservati. Falso. Nel settore dell'autotrasporto le rapine sono più frequenti durante le soste nelle aree custodite. Falso. In caso di aggressioni, furti, rapine, bisogna reagire ai malviventi se sono armati. Falso. In caso di aggressioni, furti, rapine, si può presentare denuncia o la compagnia di assicurazione o in alternativa alle forze dell'ordine. Aspetta che la leggo, non ho capito. Furti e rapine si può presentare denuncia alla compagnia. O in falso. La denuncia la fai sempre per tutte e due, ma principalmente le forze dell'ordine. Non l'ho immagazzinata. Per prevenire le aggressioni è consentito superare i limiti di velocità quando si transita in area a rischio. Falso. Nel settore dell'autotrasporto sono frequenti i sequestri dei viaggiatori, vero? Ah, insomma, sequestri dei viaggiatori. Ah, immagini di prima diceva che sequestravano i viaggiatori. Non so. Di lotta su Cuneo. Oh, sono le 8:30, già inizio a fare. Comincio oggi. Inizio male oggi. Ho detto alle 8:30 è grave. Ok. Per evitare i furti di veicoli e del carico è opportuno stare in luoghi poco frequentati mantenendo attiva la segnalazione luminosa del veicolo. Falso. In caso di furti o rapine è consentito in ogni caso usare le armi per difendere il carico. Vero, no, scherzo, falso. Per prevenire le aggressioni è opportuno parcheggiare il veicolo in luoghi isolati. Falso. Per prevenire aggressioni o rapine è legittimo esporre armi da fuoco su... Vero, no, falso. Però questa ce l'ha già piaciuta. Sì. Nel settore dell'autotrasporto le rapine più frequenti sono finalizzate a sottrarre il motore del veicolo lasciato in sosta. Falso. Anche perché una rapina per rubare il motore deve avere un po' di tempo. Sì, esatto. Per ridurre il rischio di rapina. Mani in alto per un'ora e mezza. Per ridurre il rischio di rapina ai conducenti è consentito non rispettare i tempi di guida e di riposo per arrivare alla stazione prima possibile. Falso. Ok. Oh, questo abbiamo finito. Che cos'era? Il 4, 5, non mi ricordo più. 6, 4, 5, 6 ci mancava.
4 questo qua? No, paragrafo. E poi invece del paragrafo 10. Ah, il paragrafo 10. Sì. Il 9 l'abbiamo concluso, adesso dobbiamo fare il 10, dobbiamo fare il 12 e il 13. 12 e 13? Sì. Ah no, però vetri no, l'abbiamo fatto. No, no, l'abbiamo fatto ieri. Vetri e vetri proiettori l'abbiamo fatti ieri. Controlli a vista anche, sì, sì. Quindi abbiamo finito. Abbiamo finito. Andiamo, andiamo a vedere quella parte, la parte nuova. Poi la rivedremo con cosa. Con... Ma dalla prossima settimana arriva anche Alessandro. E io direi di chiedere, quante ore ci mancano? Adesso non lo so. Allora, sono 3 settimane. Aspetta che te lo dico, faccio il conto. Allora. Una completa, sono 17 l'ultima. Ok. 2 giorni, 18, 19, 21. Sono 17 settimane, giusto? 17. Sono 3 settimane in teoria che ci mancano, giusto? Con gli ultimi. Allora, per la prossima settimana toglie. Ah, però la prossima settimana facciamo 15 ore perché lunedì è 15. Festa. Mm. Quindi abbiamo 15. 17. 15. Qua è festa. 15, 17. Più 17 4. Sono. 29 no, 32. 32 scusa più 2 giorni 32 più 2 giorni 34, 36 da martedì in poi 36 36, beh diciamo che lui ne ha solo 20 da fare, ma possiamo far venire anche un po' in anticipo che tanto non penso che oddio, se vuole fare fa, però intanto noi adesso iniziamo a vedere e poi lo rivediamo. Giusto così, giusto per dare un'occhiata, e questo ci sono anche tante cose. Sì, 36. Sì, 15, 17, 32. 32. Più altre 17. Va bene, quindi siamo già oltre la metà. Sì, già da un po'. 36, 39 domani. Ma la specifica non erano 35 ore che deve fare Ale? No, ma adesso sono cambiate la nuova normativa dai 2022, da giugno dell'anno scorso, sì, da gennaio, diciamo, che è entrata la nuova normativa, però poi c'è stata la proroga. Da giugno sono solamente più 20. Che fortuna, ma solo noi 130, noi lo sconto lo potevamo farcelo. No, voi è sempre rimasto uguale, non è cambiato. Ma che sfiga! 130 fai 100 boh, cioè. E comunque con domani senza oggi 45 Non so come mai, ma boh, vabbè. Boh. Va bene, uso delle attrezzature di movimentazione, questo non abbiamo ancora visto, né? Mi sa di no, ma questa è la parte merci. La parte quella del carico, giusto? Sì, non l'abbiamo ancora vista, o sì, sì. O no? No, non l'abbiamo vista. Ah, no, no. Sì, questo qui è proprio il modulo B1, che è quello specifico della CQC Merci, proprio. Perfetto. Ok, quindi lo facciamo un po' più grande, ma non si vede già grande. Trasporto di collettame può essere effettuato con veicolo munito di carrozzeria furgone o con veicolo munito di carrozzeria con cassone aperto. Vabbè, collettame è quello che fai te, Max, cioè roba varia mista. Ok. Quindi te lo fai con veicolo chiuso, potrebbe essere anche con veicolo aperto. So che se lo fai con veicolo aperto mi sa tanto che non trovi più niente. Ma dopo due giorni hai già finito la giornata. Il capitolo prima dei rapine e furti. Poi, veicoli muniti di attrezzatura di scaricamento consentono l'ottimizzazione dei modi e dei tempi di carico e scarico. Normalmente fanno i rifiuti o dove ci sono i cantieri per scaricare le macerie. Okay. Mi lasciano lì un cassone, se lo vanno a prendere, una volta che gli riempito se lo vanno a prendere, e quindi c'è proprio un'attrezzatura scaricabile, come in questo caso, che ti avvicini, ti scarica il cassone e poi ti avvicini di nuovo e te lo ricarica sopra, poi è solo più da fissare. Cassone. Dove lavoro ne hanno 3, uno per la carta, sono dei compattatori, li scaricano così, sono grossi così, compattatori,
Ce n'è uno per la carta, cartone, uno per la plastica e uno l'indifferenziato. L'indifferenziato l'altra settimana era talmente pieno che si alzava la motrice. Lasciato lì, hanno dovuto cambiare motrice per caricarlo. Porco si impennava, non riusciva a tirarlo su. Si alzava la motrice. Sì, ma era strapieno. No, ma ne fate tanti rifiuti. Tantissimo, sì, sì. Tutta roba scaduta. Ma no, tutti gli scarti. Gli scarti, quello che torna indietro anche dagli ospedali, viene buttato tutto lì. Ah, ma perché dagli ospedali vuoi mandare indietro? No, buttano via. Viene consumato, sì, rimane nel piattino e al lavaggio poi lo buttano nei sacchi. E viene buttato lì. Anche gli scarti di cucina, tutto viene buttato lì. Ah, sì, sì. No, ma pensate agli ospedali, quello che non veniva consumato ci pensassero loro a buttarlo via. No, no, torna tutto indietro. Torna tutto indietro, quindi avete due tragitti, andata e ritorno. Andata e ritorno. E le scuole invece? Le scuole invece dovrebbero buttare tutto loro, però tante cose tornano. Ah, e va bene. Quindi ne avete di scarti, io penso. Sì, molto. Era fare un portatore. Sì, hanno dovuto cambiare quella motrice, assurdo. Va bene, poi veicoli muniti di attrezzatura di scaricamento sono per evitare. Chi è che c'è qua? Ammetti, ma chi è che è? Chi è? Chissà chi è. Chi sei? Ciao Beppe. No, non te l'ho conosciuto. È un nome tutto strano. Ma dov'è il video? No, c'è il video. Sì, 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 ti vediamo. Guarda come scuola, aspetta. Lo sì, ma chi è questo? Questo... Non lo vedo tutti. Oh, io vi saluto. Sì, tutto a posto. Sì, sì, sì. Ciao Marco. Ciao, ciao. C'erano tante visite. Eh? Visite ce n'erano. Ah, sei. Sono andate bene. Boh, tutto bene per il resto, sì. Tutto bene, tutto bene. Domani mi tocca la motorizzazione. Ah, se riesci perché mi sta rompendo le barre quello è lo zingaro, come si chiama. No? Chi è lo zingaro? Lo zingaro che... Quale dei tanti? Eh? Quale dei tanti? Ma no, si chiama come tecnico Marco per la patente Marinkovic. Marinkovic, sì. Ah, Marinkovic, non gliela daranno mai la patente. Ma infatti, continua a rompermi le barre a me, mi chiama tutti i momenti. Oh, Madonna santa. Un po' a testa. Prova a vedere domani. Ma e io l'ho portato la settimana scorsa, ma non ero di coglioni perché non avevo la... Avevo firme su ovunque, ma non avevo la delega. Adesso ce l'hai? Ce l'ho, cioè, ho messo il foglio sul vetro e ho fatto bene, la sua... E poi puoi vedere se riesci a vedere anche se sono novità per il pregato... Marocchino, no? Della patente sempre. E anche l'altro venerdì l'ho portato, si è fatto una fotocopia a Claudio, quindi vediamo. Va bene. Miriam, l'hai sentita? Ah sì, mi ha detto che per il 5, mi ha detto, guarda, io sono tagliato fuori in questo periodo, è tutto con Marco, vedi te, non lo so. Mi ha spostato la sessione del 5 al 14, mattina, però... ci danno altri 3 posti, quindi quanti posti erano quelle del 5? 6. Andiamo a 9. Ah, quindi andiamo a 9, quindi ci abbiamo guadagnato. Ma tanto abbiamo tre bene, visto che io sono fermo in questo periodo. No, ma infatti appena mi ha detto te la sposto, ma ti do 3 posti, faccio d'accordo, va bene. Ah, quindi riusciamo ad accontentare più persone. Sì, perché ci sono anche gli altri che erano in dubbio, quindi adesso vediamo un attimino chi piazzare. Poi mi ha mandato una mail sulle teorie, hanno detto che probabilmente dovrebbe sbloccarsi un po' la situazione a metà maggio, boh, vediamo. Ma le teorie delle superiori? E non mi ha risposto per ora. Quello dobbiamo vedere che... ma tanto non me le piazza mai tutte, o comunque mi saltano tutte le B. C'ho solo delle sessioni in cui inserirle. Bene, adesso vediamo.
Le quelle superiori dobbiamo fare prima di maggio, eh? Ci provo. Dai. Quello che mi danno, mi danno. Marino. Ti saluto. Una buona notte. Ciao, Beppe, riprendi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Marino. Allora, dicevamo. Aspetta Marco che c'è in bagno. Arrivo. Qua arriva. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, ciao anche a te. Ciao Marco. Eccomi qua. Quindi, i veicoli muniti di attrezzatura di scarramento sono utili per evitare lunghe soste dei veicoli mentre che sono via terra un attimo, vabbè. Ah, ovviamente poso questo per caricare o scaricare, posso spostarmi e andare a prendere da altre parti. E come rimane sollevato? Ah, con delle... stabilizzatori, sì. Ah, ok. Piedini. Ma sono tipo sul container, cioè sul rimorchio o gli stabilizzatori lì? No, questi sono sul container. Questi qua. Non sono sul rimorchio, eh. No, nel senso li trovi. Ah, ok, sì, sul container, ok. Sì, 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 sì. È fatto apposta proprio per lo scaramento così. Ok. Vabbè, questa è la stessa cosa, ci sono solo delle foto. E questo cosa porta? Boh, vabbè. Vabbè, ci sono tante. Certo, mi fa impressione. Non so quanto pesa questo, ma con queste quattro gambettine, poche mi sembra. Esatto. Non li vedi? Ma sono ben sottili, Comunque, Telecom, quindi sarà qualcosa della telefonia, una centralina, qualcosa del genere, perché se è della Telecom. Sì, di 20.000 anni fa della Telecom. Vabbè, sì. Poi, per il trasporto di terra e sabbia e materiali inerti si utilizzano di norma veicoli muniti di cassone ribaltabile classificati mezzi d'opera, quindi sono tutti quelli per il cano o chi per esso, quelli che abbiamo visto, arrivano anche fino a 40 tonnellate, giusto? Mm-hmm. Ben ricordate le masse? Porca miseria! sui mezzi d'opera o sugli autocarri normali? Cos'è? 44 i quattrassi? 4 assi 44, sì. Quindi qui arriviamo fino a 44 tonnellate di roba, è un bel peso. Sì. 33 i tre assi, giusto? E 22 assi. 33 assi. Va bene, qui mi sembra abbastanza semplice com'è. Vediamo se riesco a sbagliare anche questo oggi, perché sono partito bene questa settimana, adesso sbagliando tutte. I veicoli muniti di attrezzature di scarramento sono utili per evitare lunghe soste necessarie per caricare o scaricare il vano di carico, vero? Sì, sì. No, devo tenermi attivo. Per il trasporto di terra, sabbia, materiali inerti si utilizzano di norma veicoli classificati mezzi d'opera muniti di cassone ribaltabile, vero? Veicoli muniti di attrezzature di scarramento sono utili per ridurre il carico sull'asse posteriore, falso. Per il trasporto di terra, sabbia e materiali inerti si devono utilizzare veicoli muniti di attrezzatura per lo scarramento delle carrozzerie. Falso. Il trasporto di collettame può essere effettuato con la cisterna. Falso. Potrebbe essere una cosa carina. I veicoli muniti di attrezzature di scarramento consentono la ottimizzazione di modi e dei tempi di carico e scarico, vero? L'attrezzatura scarrabile aumenta la stabilità del veicolo, falso. L'attrezzatura di scarramento sono utilizzati per il trasporto dei veicoli in avaria, falso. Per il trasporto di terra, sabbia e materiali inerti si utilizzano di norma veicoli muniti di cassone ribaltabile, vero? I veicoli muniti di attrezzatura di scarramento sono necessari per il trasporto delle merci pericolose, falso. I veicoli muniti di attrezzatura di scarramento sono utili per evitare lunghe soste
al veicolo mentre il cassone è a terra. I veicoli, scusami, gli attrezzature di scarrento sono utili per evitare lunghe soste al veicolo mentre il cassone è a terra. Nel senso a terra, nel senso che è piazzato. Sì, è piazzato, sì. Vero? I veicoli muniti di attrezzature di sgarramento sono utili per evitare lunghe soste al cassone mentre il veicolo è inattivo. I veicoli muniti di attrezzature di sgarramento sono utili mentre il veicolo è inattivo. Per evitare lunghe soste al cassone. Ok, mentre il veicolo è inattivo. Io direi... Non so, mi mette il dubbio il veicolo inattivo. Falso. Quindi? Falso. Ah, falso è detto, vero. E perché il veicolo inattivo? Perché non sta lavorando con lo scaricabile. Non ho capito. Lo posso utilizzare per altre mansioni. Sono utili per evitare, sono utili per evitare lunghe soste al cassone mentre il veicolo è inattivo. Perché è vero? Allora, lunghe soste al cassone, perché il cassone, una volta che l'organo riempito, lo porto via. Quindi è veloce anche lo smaltimento dei rifiuti, non devo stare lì a svuotare o caricare da un'altra parte. Carico quello e porto via. Ok. Quindi... riesco a capire perché è inattivo. Ah. Sì, il veicolo inattivo è... Cioè, ovvio che se porta uno scarrabile non è che può caricarci altro, eh? No, chiaro. Cioè che... se fa come da noi, lo portano, lo scaricano, va via vuoto, non è che è inattivo. Ha fatto quello. Io l'ho ragionata così. Mm. Può caricare altro. Vabbè, noi leggiamola come... Di solito quando ne portano uno vuoto ne carica uno pieno. No, da noi, vabbè, ma ti dico, da noi lo prendono, lo svuotano e lo riportano lo stesso. Mm. Ah, ma lo stesso? Lo stesso, sì, in giornata, tempo magari 2 ore lo riportano. Ah, non, io pensavo, di solito invece cosa facevano, almeno... quando eravamo in cantiere, ne portavano uno vuoto e si caricavano quello pieno e poi stava lì finché avevano riempito quello, non è che me ne portavano. No, è sempre lo stesso. Ah, no. Invece immediato, ti lasciavano uno vuoto e poi un vuoto a perdere. Sì, c'era lo scambio. C'era lo scambio, sì. Boh, si vede che fanno in fretta o hanno pochi cassoni anche, vuole che abbiano pochi cassoni e quindi utilizzano solo quelli. Che motivazione è? Allora, i veicoli muniti di attrezzature di sgarramento sono utili per la movimentazione di contenitori o casse mobili. Per la movimentazione di contenitori. Falso. Veramente. Non l'ho capita, non ho capito la domanda. Allora, i veicoli di sgarramento sono utili per la movimentazione di contenitori. Contenitori è la traduzione di container. Ah, ok. Oh, okay. Casse mobili invece... Cosa intende per casse mobili? Casse mobili sono anche quelli che sono tipo container, però sono sempre chiusi così, tipo dei container. Adesso non c'ho una foto qui, se no poi te la faccio vedere. Ok. Però ti incontro che qui ti hanno tradotto container in italiano. Per quello. Contenitori, ok, sì. Okay. Quindi sì, sono utili per i contenitori. Okay. Il trasporto di collettame può essere effettuato con veicolo munito di carrozzeria furgone, vero? Il trasporto di collettame può essere effettuato con veicolo munito di carrozzeria con cassone aperto, vero? Il trasporto di collettame può essere effettuato con betoniera. Falso. Me l'ho detto io. Non sapevo che c'era. I veicoli muniti di attrezzature di sgarramento sono utili per ridurre il consumo di carburante del veicolo. Falso.
Per il trasporto di terra, sabbia e materiali inerti sfusi si utilizzano di norma veicoli muniti di piano di carico continuo senza sponde laterali. Falso. Per il trasporto di terra, esatto. Per il trasporto di terra, sabbia e materiali inerti sfusi si devono utilizzare veicoli muniti di sponde montacarichi. Cosa sono le sponde montacarichi? Le sponde montacarichi sono le sponde che si muovono. Le idrauliche, ah, forse dietro? Sì, dietro e anche laterali. Ah, la pedale idraulica. Che scaricano anche lateralmente. Falso. Sono la spedana, sì, la spedana, la pedana dietro. Sì, 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 la pedana idraulica. Sì. Ah, che viene chiamata sponda montacarichi. Ok, non lo sapevo. Carico utile, partizione del carico e sovraccarico. Va bene. Ah, bene. Allora, il carico utile di un veicolo è individuato dalla sua portata. Chiaramente, sulla carta di circolazione abbiamo le tre tipologie specifiche. La tara, quindi quello che è a vuoto. C'è anche la tara in ordine di marcia, perché c'è la tara completamente vuota, quindi senza liquidi, senza niente. La tara in ordine di marcia, che invece comprende il 90% del carburante, tutti i liquidi, il peso dell'autista, eventualmente di due autisti, se il veicolo è predisposto per due autisti. E poi la tara in ordine di marcia, la portata, che è quello che effettivamente posso caricare, la massa complessiva pieno carico, che è la somma tra la tara in ordine di marcia e la mia portata. Ok, è arrivato, meno male, ero preoccupato. Ma sono andato qui a casa, la linea è migliore di quella che c'è in ufficio, almeno adesso non è mai dato problema. Allora, il carico utile si ricava sottraendo la massa complessiva pieno carico del veicolo e la sua massa in ordine di marcia, infatti. Pagato troppo in fretta, vedi? No, non mi dire. Mi hai detto? No, a fine adesso è andata benissimo. E infatti. Ok, questo è un carico fraico, questo. Sembra fatto apposta, vabbè. Vabbè. Il carico di un veicolo non deve causare il superamento della sua massa complessiva per un carico. Al momento si alza davanti. Sì, veramente. Penso che questa immagine ce la ricordiamo quando ci fa la domanda. Sì. Piacerebbe da sapere di dove sono questo. Boh. Saranno peruviani. Sì, saranno quei paesi. India, Perù. Beh, sì, senz'altro. Poi la massa massima a carico tecnicamente ammissibile degli autocarri è indicata sulla carta di circolazione, come tutti i dati caratteristici sono indicati sulla carta di circolazione. In questo caso 2665 è la portata. Questo qui... È la portata, perché quando mi ha fatto leggere la carta, prima durante le guide, su quella carta di circolazione c'era la massa a pieno carico dell'autocarro, e poi infatti, di fianco la massa a pieno carico del rimorchio. Infatti questo qui è 7.500, è un 75 quintali, adesso non so che cosa sia, un autocarro, non so. E qui a fianco del rimorchio, mi ricordo. E poi c'è anche il rimorchio, sì, la massa rimorchiabile. Eh? La massa rimorchiabile, avevo visto. E questa qui è la portata, quindi è poca di portata rispetto al peso complessivo. Al momento 3.100 kg di tara, no, di più, cioè. 4.100 kg di tara e solamente 2.665 di portata, vabbè. Oh. La massa dei veicoli in ordine di marcia fa la massa a vuoto del veicolo più il peso del conducente più il peso del carburante con il serbatoio pieno al 90%. Sì, quello che io avevo indicato come tara in ordine di marcia, questo qui lo indica come massa del veicolo in ordine di marcia, la stessa cosa comunque.
e quindi in realtà il mio veicolo più il peso dell'autista, se è omologato per due, il peso di due autisti più il 90%, più qui non lo dice, ma tutti i liquidi, quindi tutto quello che è l'olio, il parafuso e tutto il resto. La capacità di carico di una cisterna per mezzi non pericoloso dipende dalla percentuale del vuoto ammesso. Anche qui c'è una percentuale del vuoto ammesso, quindi quello lì è chiaro, il vuoto ammesso è quello che si sottrae da quello che è la capacità di carico della cisterna stessa. Sul carburante è più ampia perché il vuoto è maggiore, perché sul carburante essendo più volubile per quanto riguarda la temperatura soggetta a cambiamento di volume, c'è molto più, devono avere molto più spazio di spazio vuoto quando trasportano benzina, mi sembra addirittura un 20% devono avere, se non di più. Giusto perché perché il problema delle cisterne qual è? Che nelle fonderie, dove fanno il petrolio, nelle raffinerie, il petrolio lo tengono tutto sottoterra, in cisterne sottoterra. Poi, quindi, quando esce nella cisterna, che lo caricano su autobotte per poi portare in consegna, lo caricano praticamente freddo a temperatura. Poi, durante il viaggio, chiaramente aumenta di volume, perché si scalda. Perché mettete che siamo sottoterra, che siamo a 3-4 gradi sottoterra, d'estate arriva anche a 40 gradi. E quindi aumenta naturalmente di volume, per cui deve avere un'ottima tolleranza per evitare che esca. Che straborda. La capacità di carico della cisterna per mezzi non pericolosi dipende dal peso specifico del liquido e dalla percentuale di vuoto ammesso. Sì, è chiaro che trasportando, che ne so, dell'olio è meno ho la possibilità, perché l'olio è più, sbatte di più, però non devo avere uno spazio tanto ampio come la benzina, perché l'olio non è che si surriscalda e quindi aumenta tanto di volume. La benzina, o comunque l'alcol, o comunque i gas, tutti i gas anche, devono avere la possibilità di avere un vuoto giusto per garantire questa sicurezza. Poi, un errato posizionamento del carico può compromettere la stabilità di marcia del veicolo. L'avevo già visto quando avevo fatto le frenate e quant'altro, quindi che il carico deve essere sistemato il più possibile e il più basso possibile, chiaramente, per tenere il baricentro basso. Sistemato quindi su tutta la lunghezza e su tutta la larghezza, in modo da stabilizzare il più possibile il veicolo in tutte le sue, diciamo, in tutta la sua superficie. Nell'eventualità che non potessi distendere o cosa, lo metterei comunque non proprio sull'asse posteriore, ma di qui così, in questa posizione qua. E quindi migrava maggiormente qua piuttosto che migrare tutto davanti. Quindi un errato posizionamento del carico può determinare il sovraccarico di uno o più assi, infatti non troppo avanti e non troppo indietro. Una errata estimazione del carico può avere conseguenze sulla stabilità di marcia di un autocarro, soprattutto in curva. Uno perché è alto e due perché è sopra. Ecco, nel caso se che fosse un pezzo indivisibile, perché può darsi che sia un pezzo di una macchina che da una parte pesa di più, dall'altra di meno, faccio uso degli stabilizzatori, delle sospensioni, e sospensione ad aria. E quindi riesco a portare, le sospensioni d'aria fanno proprio quel lavoro lì. Dove c'è il carico che aumenta, si gonfiano di più gli ammortizzatori e mi riportano in piano il mio carico. Le abbiamo viste, no? Mi sembra. Sì, le abbiamo viste. Sì, le abbiamo viste. Quindi un'errata estimazione del carico può sbilanciare il veicolo, causare la caduta del carico, provocare una frenata squilibrata. Anche qui penso che sia in India una roba del genere. Un cane sul tetto. Eh? C'era un cane sul tetto, a sinistra. Ma è vero. Una mucca? No, sembra tipo una pietra. Non si capisce. Un animale strano, non è un cane. Non so nemmeno, sembra una mucca. Al muso di un cavallo. È vero. Vabbè. Poi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria se la messa totale a pieno carico del veicolo è superiore di oltre il 5% rispetto a quella indicata sulla carta di circolazione. Pensate, ne perde, se ne sacca una, vengono via tutte. Eh sì, eh.
Penso se questo di andare a fare consegne. Esatto. Questo è pazzo. Sono tutti pacchi differenti, vanno tutti da persone differenti. Qua sarà in Cina da qualche parte, che solo fanno queste porcate. Sì, sicuro. Polizia municipale, di dove? Di Scafati, Salerno. Scafati, Salerno, sì, vabbè. Può essere. S.A. è Salerno, sì. Sì, S.A. è Salerno. Allora, siamo a posto, vicino a Napoli. È prevista la decurtazione dei punti della carta di qualificazione del conducente alla guida di un veicolo per trasporto professionale il cui peso pieno carico superiore di oltre il 5% rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione. Quindi non sulla patente in questo caso, ma riguarda la carta di circolazione, perché i punti sulla patente riguarda tutto quello che è il, diciamo, la normativa di codice della strada, velocità, cintura. E cintura rispetto cos'è, telefonini, tutta quella roba lì. Tutto quello che riguarda invece tempi di guida, tempi di riposo, carico, sovraccarico, ritorno dalla CQC. Se lo sanno, perché a volte fanno, nemmeno loro sanno, loro fanno qui scrivere e poi non, dei punti che magari rischi di trovare, a me è capitato, delle persone che si sono trovate a zero punti con la patente, anche se erano per motivi di tempi di guida e tempi di riposo. So che una volta che hai pagato non puoi più fare il corso, una volta che paghi tu accetti la sanzione così com'è. Loro adesso giocano sul discorso che ti faccio il 10% di sconto, quant'è? 15% di sconto se paghi entro, o il 30%. 30%, sì. 30% se paghi entro il quinto giorno, e quindi tanti per pagare di meno lo fanno ricorso, accettano subito la multa e poi si accorgono che potranno eventualmente fare ricorso o meno. Però una volta che paghi non puoi più tornare indietro. Deciso quello, boh, i punti te li tolgono, lo hanno deciso. Via. Poi, del sovraccarico di un veicolo sono responsabili il conducente, il proprietario del veicolo ed il committente. Quindi vedete, le dita puntate su tutti quanti. Quindi, anche se poi chi paga più di tutti è sempre l'autista. E poi eventualmente il committente no. Dipende, comunque l'autista e anche la ditta di autotrasporti dovrebbe pagare di più. Il committente non dovrebbe, perché a meno che il committente stesso che faccia caricare più materiale di quello che effettivamente può portare, però sì, adesso dipende il caso, che se c'è ad esempio una ditta che come te Max, caricate più roba, però in quel caso lì i committenti sono pacchi piccoli, non sono, quindi non è che si sovraccarico quando prende tutti i committenti. A me è capitato il sovraccarico. Sì. Stavo andando a fare una consegna all'ospedale di Moncaglieri, ero all'altezza di Michelino, praticamente avevo le navette con il cibo, era un Ducato con la sponda, un Ducato già scassonato, frigo. E adesso la portata non so quant'era, comunque sono passato davanti alla polizia, avevo le balestre praticamente al contrario, mi hanno beccato subito, hanno fatto 750 euro di multa, mi hanno scortato fino allo, mi hanno prima portato il peso, 13 quintali in più, 1300 kg, c'è ancora il verbale a casa, 1300 kg in più. Hanno chiamato una seconda pattuglia, visto che trasportavo per gli ospedali, mi hanno scortato davanti e dietro fino all'ospedale e poi mi hanno fatto il verbale lì. E mi hanno tolto 5 punti. I punti me l'hanno tolti a me, sì. E il verbale l'ha pagato l'azienda. Minchia. Però il verbale, cioè, te l'avevo fatto sempre a te, poi l'azienda te l'ha pagato. Sì, è stato a me, sì. Poi hanno pagato un po' di meno, perché l'hanno pagato entro i 5 giorni. Mm. Però i punti te sei cuccati. Cosa? Te sei cuccati te i punti. Sì, hanno fatto ricorso per non farmeli togliere, infatti me l'hanno tolti dopo più di un anno. E poi niente, me l'hanno tolti, adesso l'ho già ripreso. Beh, no, forse 4 o 5 mi sembra, 4 o 5. Però se sono più, quanto è passato?
Cioè diversi anni, perché in questa azienda qui lavoravo già 8 anni fa. Ah, comunque se dopo, se da quella non hai più avuto altri verbali, sei ritornato praticamente a zero. Eh? Sì, adesso sono 30, mi erano andati due ogni due anni, mi sa. Sì, sì, ma adesso li ho già controllati, ne ho 30. È già 30, sì, sì. Poi, nel disporre più corri in un vano di carico, bisogna distribuire il peso in maniera il più possibile uniforme, come ho detto. Quindi è chiaro che questo qui lo andrò a mettere in mezzo per dare la stabilità maggiore al mio veicolo. Poi, più corri di piccole dimensioni devono essere distribuite nel modo più omogeneo possibile sul piano di carico. Te, Max, il carico te lo fai te. Quindi... Sì, esatto. Però tu non, chiaramente non li stabilisci in base al peso, li stabilisci in base alla... Ah, in base al giro che ho. Sì, un peso magari non hai mai tanto. Sì, no. Sì, è difficile. Pacchi pesanti. Sì, è difficile che tu hai sovrappeso, no? Sì, no. Non ordinano lavatrici. Ma no, noi per fortuna non facciamo quello che è piccolo. Però ci sono dei corrieri Amazon che te li portano. Io ho un amico che fa Amazon, dice che ogni tanto gli capita, come ricordano, il frigo, il forno, le lavatrici, sì, sì, sono un po' scorbutiche. Ma a me è capitato il corriere che mi aveva portato delle gomme, che lui aveva un carico tutto di gomme, e ti dico, l'ho visto anche lui abbastanza dalle strato basso, perché pesano le gomme. Eh sì. E quindi faceva tutte gomme, comunque, buh. Va bene, comunque l'importante, va bene, non superi il peso, per cui il te lo distribuisce chiaramente in base al tuo giro, che sia più facilmente, più velocemente distribuito. Poi, un unico collo molto pesante deve essere posizionato nella parte centrale del piano di carico all'interno dell'interasse, quindi non sull'asse completamente posteriore, ma all'interno. Guardate quante funi per tenerlo legato, funi, catene... Fasce. C'è un'azienda Casellette che ha questi rotoli di acciaio, la CLN. Ma sta roba qui, se non la leghi più che bene, sai che danni che fa se vola via. Ma sai che peso che deve avere? Un altro d'acciaio, una miele. Guarda qui, stoccato qua in mezzo con dei cunei qua, bloccato qua, catene davanti, catene dietro, dall'altra parte. E una, due, tre, quattro fasce, madonna. Ma d'altronde deve essere anche centinato da questa parte qua. Se vuoi viaggiare tranquillo devi guardare soprattutto la sicurezza di viaggiare bene. Perché poi, eccolo qua, vengono a beccare te e poi sai i danni che può fare, ma qui puoi causare dei danni da paura se ti cadono di testa. Aspetta, ti parte un robo del genere, sì. Un unico collo molto pesante deve essere sistemato sul piano di carico utilizzando le possibili lunghe travi di appoggio e deve essere adeguatamente ancorato. Beh, questo qui, uno, lunghe travi di appoggio per distribuire il carico su tutta la lunghezza, che quindi il carico chiaramente con lunghe travi si distribuisce tutto il cassone. E poi in questo caso fa anche da culla per quanto riguarda la merce. Poi vabbè, a parte di questi c'è anche altre bobine e altre cose. E comunque deve essere un bel carico questo. Eccolo qua, è maestro al contrario. Se lo carico dei veicoli incide sull'efficienza delle sospensioni. Te viaggiare così praticamente. Se lo carico dei veicoli incide sulle... Scusate. Eppure davanti. Certo. Sull'efficienza dell'impianto frenante. Ecco, cosa ho visto... Purtroppo, l'ho visto già altre volte, anche quando erano i pericano con le sponde non così aperte, ma i massi li caricano tutti senza le gare. A parte che non dovrebbero muoversi perché tengono uno con l'altro, però una frenata un po' brusca o cosa te li trovi in testa questi qua. Poi sulla carica del veicolo incide sulla stabilità di marcia, probabilmente o io sono scoppiati ieri presso a questo qua o proprio non ce l'aveva. Anzi, ovviamente, visto il carico il vecchio com'era, non ce l'aveva. Poi non ho messo alcuna tolleranza di sovraccarico per il trasporto di bombole di gas GPL, non solamente per il GPL, ma tutto quello che è ADR non ha messo nessuna tolleranza. Quindi quello che è ADR deve essere stabilito dalla carta di circolazione, non può avere neanche un 1% di tolleranza.
e che è merce pericolosa. Quindi non è messo acido, vabbè, tutto quello che ha di R. Adesso qui ci fa degli esempi perché sono poi quelli che compaiono sulle domande. Ai fini della sicurezza occorre ripartire correttamente il carico per evitare il sovraccarico sugli assi, e va bene. Quindi caricarlo chiaramente con giudizio. Ecco, in questo caso l'autista dovrebbe seguire il carico per vedere come lo carico. Visto che sono io poi che lo devo trasportare, sono io responsabile. Me lo sistemi come voglio io, non come ti è più comodo te, perché devi risparmiare tempo. Poi, ai fini della sicurezza, non si devono superare massima e messe sugli assi. Adesso, che la polizia abbia l'attrezzatura per pesare il singolo asse, non so se ce l'abbia. In Svizzera sì, purtroppo mi hanno detto che soprattutto gli autocarri che arrivano in Italia non si limitano a pesare la massa complessiva, ma misurano in singolo asse la massa massima per asse. Quindi vedono sull'asse più carico, abbiamo visto cos'è, 12 tonnellate l'asse più carico, e se lo supero, anche se complessivamente rimango nella portata giusta, se lo supero sono sanzioni anche lì da paura. Allora. E hanno delle bilance elettroniche così, allora, che mettono su ogni singola ruota. Eccolo qua. Così ha fatto. Porca miseria. Scena, anzi, pure più alto. Sì. Infatti poi la lasciatoria è andata a prendere un altro che era più grosso, uh-huh. L'ha riuscito a tirarlo su e ha fatto fatica. Caspita, l'avevate riempito bene. Sì, ma perché una volta venivano ad ufficio ogni 10 giorni a svuotarlo. 10 giorni? Non li chiami, non vengono più, quindi nessuno l'ha chiamati, questo qui continuava a compattare, era pieno. Eh beh, certo. È sempre lo stesso che è responsabile, quello dei macchinari che fa le fatture, che fa le merende. No, qui in questo caso un altro, no. Ah, un altro. Quindi ai fini della sicurezza non si deve concentrare sullo sbarco al posto io dai veicoli. Non avete mai visto questi che trasportano a Massa Carrara in questi massi? Ci sono, avevo visto un filmato, ci sono praticamente da dove vanno su a prendere i massi, la strada e dei tornanti, arrivano sul tornante e devono fare 20 manovre avanti e indietro per poter strizzare, è talmente stretto. Ho visto anch'io. No. Viaggiano, ma poi viaggiano a momenti con una ruota sempre sulla scarpata. Ok. Aia. Questo mi fa paura. Sì, anche a me che sono un po' paura. Allora, è prevista la decurtazione di punti della carta di qualificazione del conducente alla guida di un veicolo per trasporto professionale il cui peso a pieno carico è superiore a oltre il 5% rispetto a quello indicato sulla carta di guida. Beh, madonna, una fatica leggere questo. Un unico collo molto pesante deve essere posizionato all'estremità anteriore del piano di carico. Falso. È consentito un sovraccarico massimo del 15% rispetto alla massa complessiva pieno carico ammissibile del veicolo. Falso. La massa massima carico tecnicamente ammissibile degli autocarri è indicata sulla carta di circolazione. Vero. Un unico collo molto pesante può essere posizionato indifferentemente all'estremità anteriore o all'estremità posteriore del piano di carico. Falso. Ai fini della sicurezza occorre ripartire correttamente il carico per evitare il sovraccarico sugli assi. Vero. Un unico collo molto pesante deve essere posizionato all'estremità posteriore del piano di carico. Falso. La capacità di carico di una cisterna per merci non pericolose dipende dalle prescrizioni delle norme ADR. Falso. Un'errata sistemazione del carico può causare la caduta. Vero. Un unico collo molto pesante deve essere sistemato sul piano di carico utilizzando, ove possibile, lunghe travi di appoggio.
Vero. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria se la massa a pieno carico del veicolo è superiore di oltre 5% rispetto a quella indicata sulla carta di circolazione. Vero. È ammessa la tolleranza di sovraccarico del 5% della massima complessiva a pieno carico del veicolo, tranne che per il trasporto delle merci pericolose. Vero. Più colli di piccole dimensioni devono essere concentrati nella parte posteriore del piano di carico. Falso. Più colli di piccole dimensioni devono essere distribuiti nel modo più omogeneo possibile sul piano di carico. Vero. Una data sistemazione del carico è sanzionata con il sequestro del veicolo. Falso. Sequestro addirittura. La capacità di carico di un'auto cisterna per merci non pericolose dipende dal peso specifico del liquido e dalla percentuale di vuoto ammesso. Vero. È ammessa la tolleranza di sovraccarico per il trasporto di benzina, purché nel limite del 5% della massa complessiva pieno carico mi si dice falso. Massa complessiva pieno carico è la differenza tra la portata e la tara. Vero. Falso. No, non la massa complessiva. Vero, la somma. No, eh? No, l'ho detta male io, vero? Cioè, vero. Falso. Sì, è vero che fai so. Esatto. No, l'ho detta male. Più colli di piccole dimensioni devono essere concentrati nella parte anteriore del carico. Falso. Un collo molto pesante deve essere adeguatamente ancorato, vero? Il sovraccarico del veicolo incide sul corretto funzionamento del cronotachigrafo. Falso. La portata di un veicolo aumenta all'aumentare della tara del veicolo. La portata di un veicolo aumenta all'aumentare. Falso. Diminuisce, per aumentare la tara, per diminuisce la portata. La massa del veicolo in ordine di marcia è pari alla massa a vuoto del veicolo più il peso del conducente più il peso del carburante con il serbatoio pieno, vero, al 90%. È ammessa la tolleranza di sovraccarico per il trasporto delle merci pericolose purché nel limite del 5% della massa complessiva a pieno carico del veicolo. Falso. Un'errata sistemazione del carico può provocare malfunzionamento del cronotachigrafo. Falso. E sempre a me mi escono queste. Un unico collo molto pesante deve essere posizionato nella parte centrale del piano di carico all'interno dell'interasse. Vero. Un'errata sistemazione del carico può sbilanciare il veicolo. Vero. Non è ammessa alcuna tolleranza di sovraccarico per il trasporto di acido cloridrico, vero? Non è ammessa alcuna tolleranza di sovraccarico per il trasporto di bombole di gas GPL, vero? Ai fini della sicurezza non si deve concentrare il carico sullo sbalzo posteriore del veicolo, vero? Scusa, mi è scocchiata la mandibola. Un errore. Ha un errato posizionamento del carico, non incide sulla stabilità di marcia del veicolo. Falso. Un errato posizionamento del carico può determinare il sovraccarico di uno o più assi. Vero. Il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza dell'impianto frenante. Vero. Il carico utile di un autoveicolo coincide con la sua massa complessiva a pieno carico. Carico utile, massa complessiva, vero? Falso. Il carico utile è quello che puoi caricare. Che quello da caricare. Coincide
coincide con la sua massa complessiva più un carico, no? Perché di carico uno no, tu hai meno. Massa complessiva comprende anche il peso di la comprende, sì. La portata più giusto. Falso. È ammessa la tolleranza di sovraccarico del 5% del peso complessivo fino a carico ammissibile del veicolo per il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Dipende se sono pericolosi. Infatti, vero. Falso. Perché, scusami? Anche quello è una DR. Ah, non lo sapevo. I rifiuti urbani sono una DR. La DR, i rifiuti. Il carico... Quindi, scusa, una domanda. Quindi se... Tipo, io volessi andare a lavorare in Amiat, devo prendermi la DR? Sì. È tipo il base? Sì, tipo il base, sì. Ok, non lo sapevo. Il carico utile? Mia. Questa è strana, tutta a me. Il carico utile si ricava sottraendo dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo la sua massa in ordine di marcia. Sotto la massa, vero. Cosa faccio? Il carico utile di un veicolo è individuato dalla sua portata. Il carico utile è individuato dalla sua... Vero. Sì. Perché il carico utile è la portata del veicolo. È la portata del veicolo. Ai fini della sicurezza bisogna evitare di agganciare un rimorchio alla motrice. Ma no, perché? Un errato posizionamento del carico può diminuire il rendimento del motore. Un errato falso. Il motore ha sempre la stessa potenza. Esatto. Il carico utile di un veicolo corrisponde alla sua massa in ordine di marcia. Falso. Okay. Un'errata sistemazione del carico può provocare una frenata squilibrata. Vero? A carico di un veicolo sono responsabili il conducente, il proprietario del veicolo ed il committente. E sono quelli tre, committente, vettore, vero? Sì. Anche il destinatario, comunque, tutti e quattro. Il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza del limitatore di velocità. Falso. Il sovraccarico del veicolo fino al 15% della massa complessiva a pieno carico ammissibile non comporta sanzioni. Falso. 5%. 5, no? Sì. Il carico utile è la massa massima delle merci che un veicolo può trasportare. È la massa massima. Vero. Certo. Però quando si parla di massa massima non è compreso... Però non dice no. Massa massima. Carico. Certo. La massa massima delle merci. Delle merci, Quindi, proprio il peso delle merci. Sì, lui la portata, esatto. Pronuncia tinta di pieno carico perché intende proprio tutto. Ai fini della sicurezza non si debbono superare le masse massime ammesse sugli assi. Vero? La tolleranza relativa al carico per un mezzo che effettua un trasporto eccezionale è pari al 5%. Falso. Ho fatto il ragionamento della DR sul trasporto eccezionale. Esatto. Ai fini della sicurezza il carico deve essere disposto verticalmente ed orizzontalmente. Vero? Falso. Orizzontalmente, dico verticalmente. Ah. Ok. Un'errata sistemazione del carico può provocare danni all'impianto elettrico del veicolo. Falso.
Per un autocarro mezzo d'opera non è consentito sovraccarico del 3% della sua massima complessiva a pieno carico. Penso falso. Sempre il 5%, anche se mezzo d'opera. È solo la DR che non ha ammissione. La massa complessiva a pieno carico coincide con la massa del veicolo in ordine di marcia. Falso. Falso, perché questa qui è realtà in ordine di marcia. Sì, io dico, distingo proprio per questo, dico TAR in ordine di marcia perché si capisce di più che massa dei veicoli in ordine di marcia, perché è, dato che è massa massima, massa in ordine di marcia, massa del veicolo, fanno più confusione. Il carico cedimorfio corrisponde alla sua massa massima a pieno carico. Il carico corrisponde alla sua massa massima. Falso. Grande. Ok. Per nel disporre più colli in un vano di carico bisogna distribuire il peso in maniera il più possibile uniforme. Per il sovraccarico del veicolo di oltre il 5% della massa complessiva a pieno carico ammissibile comporta sanzionamento del proprietario del veicolo ma non del conducente. Falso. Il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva. Falso. Il sovraccarico del veicolo incide sulla stabilità di marcia. Vero. La capacità di carico di una cisterna per merci non pericolose dipende dalla tipologia dell'impianto frenante. Falso. Il carico di un veicolo non deve causare il superamento della sua massima complessiva a pieno carico. Vero. Non ho capito, scusa. Vero. Il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza delle sospensioni, vero? Il carico utile è pari al peso della carrozzeria. Falso. Nel dato posizionamento del carico può compromettere la stabilità di marcia del veicolo. Vero. Ok. Così qual è quello che faccio? Yeah. A fare la un secondo in bagno, ci metto un secondo. Sì, io intanto bevo un attimo, vado a prendere un po' d'acqua. Aia. Eccomi qua. Bene.
Beppe. Ehi. Dicevo l'altro ieri a Massimiliano che dove lavoro mi hanno cambiato il contratto. Ah. Adesso non ho più quel vincolo della sospensione scolastica, posso fare le ferie quando voglio, pagate. Oh, questo sono contento. Il primo maggio vale così, c'è cioè il nuovo contratto. Beh, meno male. Lo stipendio è sempre uguale, però. Sì, non cambia niente. Però non hai la sospensione, questo è un vantaggio. No, la sospensione, se le posso fare anche ad agosto, sono retribuita. Sì. Oh, beh, meno male. Almeno quello, dai, cavolo. E del corso ti hanno detto qualcosa? No, niente. Quindi non è che ti stressano per dire quando... No, assolutamente. Ci saranno pure dimenticati cosa facendo. Marvin, facciamo questo ultimo sforzo? Vai. Dai, allora, sistema... l'abbiamo già fatto, in parte. Perché, se mi ricordate, l'avevo già fatto. Sì. Quindi ce lo fanno vedere di nuovo. Comunque sono cose che magari... Le domande probabilmente sono anche simili. Comunque, nel cyber recente veicolo ne favorisce il ribaltamento in curva, sempre per il solito discorso poi della distribuzione dei pesi che escono fuori dal punto d'appoggio e quindi c'è il rischio di ribaltarsi. Più alzo e più c'è il rischio di sbandare il capolavoro. Ecco qua. La stabilità di marcia in curva. Qui può darsi che sia anche raffiche di vento. Non è detto che sia solamente il baricentro, perché le dimensioni sono standard, non è che un semirimorchio più alto o più basso, quindi dipende più che altro, qui in questo caso che era vuoto e il vento, la fila di vento, o comunque era leggero, l'ha fatto sbandare. Perché non c'è neanche, no, c'è un guardrail qua. Sì, qua può darsi che sia qua un bel viadotto con un bel po' rafficato e via. Poi il carico deve essere sistemato in modo da evitare il sovraccarico su uno dei due assi, quindi né troppo avanti né troppo indietro, comunque centrare sull'asse solo, ma cercare di distribuirlo in maniera più uniforme possibile. Poi il carico deve essere sistemato in modo da distribuire il più uniformemente possibile la massa sulle strutture portanti. Questi cosa sono? Sacchi di cemento? Boh, non si capisce. Il carico deve essere sistemato in modo da mantenere il basso e il baricentro. Vabbè, questo l'abbiamo già visto prima. Eccolo qua. Vedi se non è ben legato. Non è andato bene. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo, è opportuno agire su stezzo, freni e acceleratore con gradualità. Probabilmente ha dovuto fare una frenata brusca per magari non investire qualche d'uno. Il carico, se non è legato bene, si è trovato in cabina. Col rischio di trovare solo altro che in cabina. Veramente. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo si devono ancorare saldamente le merci al piano di carico. E questo è ancorato bene, perché ogni diciamo, pacco c'ha la sua bella fune con il suo tendi cricchetto di tensione. Poi è ancorato bene anche qui per non deformare, distribuire meglio il carico sulle sponde. Vedete che ci ha messo tutti i rinforzi qua, in modo che la distribuzione del carico venga in maniera uniforme sia sopra che sotto e non rompa questa struttura qui, che probabilmente sarà di legno. A me mi sembra dei fogli di compensato. Quindi tirando troppo, chiaramente si rischiava di spaccare il primo, se non addirittura il secondo. Non l'ha messo su tutto, almeno di là magari un'altra tinta non si vede, ma penso che l'abbia sistemato in maniera corretta. Anche qui... il tiraggio non bisogna tirare come un matto, anche qui c'è una tabella di Newton quanto deve essere al massimo fatto il tiraggio, quindi non deve essere completamente teso che si diventino rigidissime queste. Deve essere teso ma non eccessivamente proprio da strappare tutto. Poi i colli si devono sistemare in modo che non si sposta durante la marcia del veicolo, quindi ne vendono o di carta, o come si chiama, puriboard, quelli di plastica. Quelli che ve lo fai scoppiare. Mm-hmm. O comunque dei cuscini d'aria, proprio per sistemare in mezzo al carico, perché non sbanda tra di loro, non si muove tra di loro. Poi i veicoli cisterna sono soggetti ad instabilità a causa del fenomeno del battimento e del liquido trasportato.
chiaramente dipende dalla quantità di vuoto che c'è, più carico e meno presente, più è facile che si sposti, chiaramente. Poi, soprattutto su un modo scomparto, ormai con quasi tutte le cisterne che trasportano più materiale, c'hanno più di diaframmi in mezzo. Diaframmi che sono o completi o comunque con il foro per il passaggio, quindi diminuisce quello che è lo sbattimento. Sì, salita, discesa, accelerazione, frenata, decelerazione. Eccolo qua. Le ecocisterne sono soggette ai fenomeni dello sbattimento laterale in curva. In curva, purtroppo, se non stai attento, ti porta via, è una cisterna, se non sei abituato. Cisterna, bettoniera che si voglia, peggio ancora. Le ecocisterne sono soggette ai fenomeni dello sbattimento laterale nelle rotonde, nelle rotatorie, infatti, nelle rotonde sono... Quante ne ho viste? Sia cisterne che bettoniere? Oh, è una tonda mia. Ma perché? Perché hanno la testa matta e non vanno piano. Perché se vai piano non succede. Pensano di guidare il furgone. Esatto. Magari hanno guidato, fino al giorno prima hanno guidato un autocarro normale. Hanno cambiato il lavoro, si trovano a guidare una bettoniera e boh. Parte già sono altissime. Poi sono pesanti e poi magari una bettoniera. Pesanti, poi sempre in movimento perché il tamburo deve continuare a ruotare. Quindi è sempre un movimento, il materiale che c'è dentro si muove sempre, è sempre un movimento continuo. Quindi arrivano io in velocità in curva, e tanti, cioè velocità, forse un autocarro normale, magari non succede niente, si piega magari un po' e basta. Con quelli sei subito fuori. Va bene. Allora, i veicoli cisterna percorrendo una curva sono soggetti al fenomeno della dispersione del carico a causa dello sbattimento laterale. Aspetta, devo capire la domanda. Sono soggetti al fenomeno della dispersione del carico? Vero? Falso. Non ho capito questa dispersione del carico. No, non sono soggetti alla dispersione del carico, sono soggetti a ribaltamento. La cisterna dovrebbe essere tecnicamente chiusa e impermeabile su tutto, quindi non dovrebbero perdere il carico. Ah, dispersione del carico, ok. Io l'ho intesa come un'altra cosa. Ok. Ecco, l'unica cosa che ho visto che chi dispendeva l'acqua, i pompieri, ho visto un paio di volte i pompieri che erano di corsa, che uscivano da Corso Regina, che aveva una cisterna piena. Poi i pompieri, la cisterna non è una cisterna rotonda, se per caso, è la stessa quadrata del normale. Quindi non è una chiusura ermetica. Quindi arrivava a velocità in curva ed è proprio l'acqua che usciva. È l'unico modo che ho visto proprio che uscivano i liquidi. I veicoli cisterna non possono viaggiare a pieno carico per problemi di stabilità. Falso. Falso. Innalzare il baricentro del veicolo diminuisce l'effetto della forza centrifuga. Innalzare il baricentro del veicolo. Falso. Ok. Aumenta, non diminuisce. Un'errata sistemazione del carico può avere conseguenze sulla stabilità di marcia di un autocarro. Vero? Il carico deve essere sistemato in modo da mantenere il carico il più in alto possibile. Falso. Aspetta, mi devo un attimo svegliare perché sta... essere poco lucido. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è opportuno lasciare il carico stesso sospeso alla gru caricatrice. Falso. Il carico deve essere sistemato in modo da disporre i colli pesanti il più in alto possibile. Falso. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è indispensabile controllare frequentemente la pressione degli pneumatici. Falso. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo si devono ancorare saldamente le merci al piano di carico, vero?
I colli si devono sistemare in modo che non si spostino durante la marcia del veicolo, vero? I veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno del sovraccarico dell'asse posteriore, falso. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è opportuno agire su sterzo, freni ed acceleratore con gradualità. Vero? Il carico deve essere sistemato in modo da distribuire il più uniformemente possibile la massa sulle strutture portanti. Vero? Il carico deve essere sistemato in modo da mantenere basso il baricentro. Vero? Il carico deve essere sistemato in modo da disporre i colli più pesanti sullo sbalzo posteriore. Falso. Il carico deve essere sistemato in modo da evitare il sovraccarico su uno dei due assi. Vero? I veicoli cisterna sono soggetti ad instabilità a causa del fenomeno dello sbattimento del liquido trasportato. Vero? Innalzare il baricentro del veicolo aumenta la stabilità di marcia. Falso. I veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno dello sbattimento laterale in curva. Vero? Innalzare il baricentro del veicolo può compromettere la stabilità di marcia. Vero? I veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno dello sbattimento laterale nelle rotatorie. Vero? Innalzare il baricentro del veicolo ne favorisce il ribaltamento in curva. Vero? Ok. Ci fermiamo qua, ragazzi. Va bene. Domani alle 7, né? Domani alle 7. Sì. Ok. Mi posso chiedere una cortesia se mi chiudete come ieri, con Lucchetto? Chiamo Lucchetto. Sì, anche le luci, non so adesso se sapete dove è l'interruttore, adesso non so se è accesa la luce nell'ufficio o è spenta. No, l'ha spenta. Oh. Allora, bom, bene così, quindi spegnete lì. L'altra è la abat-jour, lasciate accesa, tanto quella sta accesa tutta la notte, quella che c'è in vetrina. Ok. E mi il lucchetto. Il lucchetto, sì. Okay? Ok, perfetto. Bon, grazie. Grazie Beppe, a domani. Ciao Beppe. Buonanotte. Come facciamo? La pizza tu? Vabbè, no, io la pizza me la mangio da qua, ma non ti preoccupare. Te la facciamo arrivare a casa? No, 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 dai, non ti preoccupare. Va bene. Vabbè, il numero di Verucci lo trovi, vai su internet lo trovi. Sì, ma io ce l'ho. Ma tanto sì, esatto, lo amico come luci. Va bene. Grazie. Ciao. Così possiamo fare così. Mentre voi mangiate la pizza, io vado a mangiare qualcosina qua. Esatto, facciamo un attimo di pausa. Poi ci... Esatto, sì, dai. Va bene, dai. Va bene. Ok. Grazie. Grazie. Una buona serata. Ciao. Ciao.